Buongiorno onorevole La Malfa. Nell'ultima riunione del Cenacolo, qui alla Fondazione La Malfa, tenuta una quindicina di giorni fa, si è parlato della grave situazione dell'euro e soprattutto dei risvolti che ci potrebbero essere per il nostro paese. Ci dica cosa ne pensa? Ma guardi, io ho sostenuto da molti anni che l'euro era una moneta debole perché alle sue spalle non vi era l'unione politica, cioè un grande Stato con la sua politica. Dietro le monete si doveva vedere il volto del sovrano. Questa cosa oggi la dicono tutti. Uno legge le analisi sull'euro, tutti dicono effettivamente. Il fatto è che quando lo si è detto è stato sottovalutato questo problema. Oggi ci troviamo a fare i conti con questo problema, cioè nella crisi finanziaria mondiale la possibilità che l'euro non regga è diventata una cosa che tutti considerano possibile. Come spesso capita, io in uno scritto recente ho citato una frase di Machiavelli che dice che i mali dell'etico, come dico, chiamava lui, cioè del tisico, hanno la caratteristica che quando sono all'inizio sono facili da curare ma molto difficili da diagnosticare, e quando diventano facili da diagnosticare sono diventati difficili da curare. Ora, le difficoltà dell'euro erano facili da curare quando il problema era all'inizio, diventano oggi difficili perché si è accumulato il debito e problemi di ogni genere. Quindi questa è la mia valutazione. L'euro corre il rischio di non reggere. Oggi la stampa di Torino riporta di un sondaggio fra gli operatori finanziari di Bloomberg, io l'avrei messo in apertura del giornale perché è una notizia terribile, in cui solo il 23% pensa che la moneta unica europea possa passare indenne attraverso la crisi. Vuol dire veramente che il pessimismo nel mondo, e il pessimismo genera ulteriori guai, perché se uno ha paura che la moneta non regga, tutti se ne sbarazzano e la moneta va in crisi. Questo è il punto. È possibile evitare questa crisi? Sì, se i governi europei e le banche centrali fanno la loro parte. In particolare considero finalmente positivo, è possibile per me parlare bene delle decisioni della Banca Centrale Europea perché vedo la caduta del valore dell'euro. Solo questo può aiutare la ripresa dell'Europa e dell'Italia e delle economie deboli europee, cioè che l'euro vada giù e che quindi la competitività dell'Europa, specialmente nel momento in cui i dati di bilancio obbligano a politiche di restrizione fiscale, come in Italia, in Francia, in Germania, se non c'è il sollievo che deriva dalla possibilità di esportare di più, l'Europa si condannerebbe al disastro. Quindi il mio ottimismo per il futuro, la mia speranza più che ottimismo per il futuro, è basata sul fatto che mi sembra di capire che la Banca Centrale Europea, soprattutto per bocca del suo presidente Trichet e non dei tedeschi che siedono nel Consiglio, abbia deciso una politica che può aiutare la Europa a riprendersi. Questo è il quadro per quanto riguarda l'euro. Per l'Italia il discorso è un po' diverso. Il discorso per l'Italia riguarda la manovra che il governo ha presentato e di cui comincia l'esame in questi giorni. Domanda è: ma lei cosa pensa di questa manovra? La manovra in sé punta a ridurre il deficit dell'anno prossimo, tra 2 anni, di qualcosa come l'8, 0,8, 0,9% l'anno, diminuire il deficit. Si può discutere se è il modo migliore di farlo attraverso le cose, gli strumenti che hanno fatto. Ma la domanda che io faccio non ha a che fare con questo. La domanda è: ma la manovra è impostata bene? Cioè, il problema italiano è il deficit o è un altro? Qual è l'altro? Lei sa che nel trattato di Maastricht, nel patto di stabilità, si parla di due elementi per giudicare le condizioni della finanza pubblica di un paese. Uno è il deficit, la differenza tra entrate e uscite annuali. L'altro è il debito, cioè lo stock del debito accumulato nel tempo. E uno dovrebbe essere, secondo le superiori autorità, al 3%, l'altro al 60% del reddito nazionale. Per l'Italia uno è al 5,5%, cioè molto più alto, l'altro è al 120%, cioè 2 volte più alto. Qual è il problema italiano? Il deficit o il debito? Perché
Se il deficit dobbiamo diminuire le spese e aumentare le entrate. Se il debito dobbiamo ritirare il debito pubblico in cambio di qualche cosa. E questo qualche cosa non può essere la differenza tra le entrate e le spese di un anno, 0,8-0,9, perché non se ne accorgono i mercati. Bisogna vendere delle attività patrimoniali. Allora, se il problema è il debito, è inutile occuparsi del deficit, bisogna vendere quello che possiamo vendere e portare il debito dal 120 al 100, al 90, al più presto. Se invece il deficit, dice il ministro Tremonti al governo, ma l'Europa è d'accordo con noi, la Francia e la Germania fanno anche loro manovre analoghe a quelle dell'Italia. Sì, l'Europa è d'accordo con noi, ricordo che l'Europa non si è manco accorta della Grecia, quindi i giudizi di questa cosiddetta Europa sono giudizi che qualche volta poi uno scopre, quindi non mi nasconderei dietro i giudizi di una commissione che, come dico, ha scoperto che la Grecia stava male dopo che la Grecia era scoppiata. La Francia e la Germania fanno cose analoghe all'Italia perché i loro problemi sono il deficit. La Francia ha il 7,5 di deficit e la Germania il 5,8 più dell'Italia, ma il loro debito è al 73% per la Germania e 77% per la Francia, quindi loro del debito non hanno un problema. L'Italia potrebbe occuparsi poco del deficit, che sta meglio della Francia e della Germania, ma si deve occupare molto seriamente del debito, dove stiamo due volte peggio di loro. Questo è tutto. Io imposterei la manovra in questa maniera, e per farlo non può essere un governo che è come questo, che è un governo che non sta più in piedi, che non ha più un'idea. Immagini che tutta la discussione è se si debba cambiare la Costituzione per aprire un'impresa in un giorno. Ma chi vuole aprire un'impresa in Italia oggi? Ma perché la gente non apre le imprese in Italia oggi? Perché ci vogliono 3 giorni, perché ci vogliono 3 mesi? O perché ci sono le tangenti, c'è la mafia, non ci sono i trasporti, non ci sono i treni, non c'è la domanda? Quindi cerchiamo di affrontare i problemi seri e diamo una risposta al problema della nostra permanenza nell'euro, che oggi diventa necessaria per tenere insieme l'Italia. E facciamolo. Grazie mille.